Vincere è l'unico imperativo per Mezzo Corona e Malo, che si affrontano oggi per la seconda giornata di Serie A Beretta. Fischio d'inizio ad opera della coppia arbitrale, che sono Sardisco Marilisa e Venturella Agnese. Al tavolo il commissario di gara è Chiarello Vincenzo. Benvenuti amiche e amici di Eleven Sports dal Palafornai di Mezzo Corona, e Gianmarco Tiralongo che vi introduce a questo match importantissimo per entrambe le squadre che si affrontano oggi in campo. Intanto prima azione sfumata per il Malo, parata dell'estremo difensore Bulgherova. Subito tiro dai 7 metri per il Mezzo Corona, si incarica della battuta Emma Girlanda. Ed è rete! Primo vantaggio nell'esordio, nella massima serie per il Mezzo Corona, esordio casalingo, visto che il vero e proprio è andato in scena una settimana fa alla Palestra Palumba di Salerno contro le campionesse d'Italia. È arrivata una sconfitta pesantissima, un 46-25 perentorio, ma un match che ovviamente era molto ostico. Qui comunque le ragazze di Sonia Giovannini hanno fatto vedere le proprie peculiarità, un mix di gioventù ed esperienza su cui punta la società, che già ha fatto molto bene l'anno scorso nel campionato di Serie A2, soprattutto nelle finals. Nel frattempo va al tiro Anna Chiara Campestrini. Parata di Ilon Bulgherova. Nel frattempo Malo attacca. Nulla di fatto. Mantiene inviolata la propria porta la formazione di casa. L'ha chiusa ermeticamente Niki Razzica, neoacquisto. Portiere ellenico, nel frattempo trova la rete Aurora Gislimberti. Raddoppia il Mezzo Corona. Allora deve costruire adesso il gioco il Malo, che si trova in doppio svantaggio. Riparte sotto le indicazioni del proprio capitano Giorgia Dalle Fusine. Giovanissima Giorgia Dalle Fusine, classe 2000, centrale, miglior terzino sinistro delle Finals Under 20. Nel frattempo si insinua nelle maglie della difesa il numero 15 avversario, Ilaria Lain, che come la propria compagna di squadra è stata eletta miglior terzino invece destro delle Finals Under 20, e lei che è anche una nazionale italiana di beach handball. Ancora Ilaria Lain, il passaggio sfumato per Dalle Fusine, raccoglie il pallone invece ancora una volta Barresi, ma la palla finisce con una parata. Lo stesso esito si ha dalla parte opposta del campo, con la Bulgherova molto brava sull'inserimento di Martina Pavlovic, che trova poi un tiro dai 7 metri, il secondo del match. Si incarica adesso la battuta invece Martina Betta, e rete! 3-0! Dopo il tiro dai 7 metri eseguito magistralmente da Emma Girlanda, trova la gioia della rete anche Martina Betta. Parlavamo di nazionali, così come la Lain, anche Martina Betta veste la maglia azzurra, quella della nazionale invece under 19, così come la compagna Anna Chiara Campestrini, che ha realizzato la seconda rete del match. Attenzione qui adesso un tiro alto di Ilaria Lain. Allora, si riparte con la costruzione dal basso, ancora il Mezzo Corona, palla Gislimberti per Girlanda, ancora Gislimberti, viene anticipata. Possesso perso. Quindi Malo ha l'opportunità di iniziare
a ricucire lo strappo che è diventato abbastanza importante dopo solamente 4 minuti e 55 secondi di gioco. Partenza sprint per le ragazze rotaliane che vestono la casacca blu consueta dei match casalinghi. Qui errore di Ioana Bisevac dall'ala destra, esulta l'estremo difensore mezzo coronese, e proprio il mezzo corona che adesso può gestire la palla del più 4. Sembra aver smaltito le scorie della prima sconfitta, il mezzo corona che adesso si fa avanti. Sempre Martina Pavlovic. Incoraggiano le ragazze, le proprie compagne dalla panchina invece. Il Malo, attenzione qui, altra rete di Anna Chiara Campestrini, 4-0. Esulta il pubblico presente sugli spalti del Palafornai. Nel frattempo avanza il Malo e trova la gioia della prima rete del match con la De Zen. Risponde il mezzo corona, costruzione ancora abbastanza alta. Attenzione, dall'ala destra, rete del 5-1, la rete del capitano Eleonora Italiano. 5 reti, ben 4 interpreti per il mezzo corona. L'unica doppietta al momento è quella di Anna Chiara Campestrini. E ancora muro di Martina Pavlovic. Osserva nel frattempo coach Giovannini dalla panchina. È Martina Pavlovic, il leader difensivo del mezzo corona, indica alle proprie compagne la direzione da assumere. Qui Lona stretta sulla Barresi, Micaela Barresi, argentina, ha giocato per anni nella NUS, poi l'esperienza in Italia proprio con il Malo. Nel frattempo ancora la De Zen che trova la rete sul primo palo, 5-2. Capisce l'importanza del momento il coach ospite Rodrigo Sabino, anche lui argentino, e carica le proprie ragazze, 5-2. Nel frattempo Campestrini, viene fischiato un altro fallo in attacco, ne approfitta l'area Lain che in contropiede trova però la mano di Niki Razzica che esulta con il proprio pubblico. Nel frattempo imperterrita in attacco Jessica Lona, per lei 5 reti nel match inaugurale di questa Serie A Beretta. Chiama lo schema Emma Girlanda, anticipata da Giorgia dalle Fusine. Poi la Campestrini cerca di inserirsi il passaggio per Emma Girlanda che colpisce il palo, la palla era sotto il 7, palo interno in rete, 6-2, vantaggio che dopo 9 minuti inizia a diventare ancora consistente. Sbaglia l'area Lain, troppo frettolosa la sua conclusione, si scaglia sul fondo. Si rimane allora sul 6-2. Ancora il mezzo corona in attacco, viene trattenuta per la maglia Martina Pavlovic, richiamo per entrambe le atlete, l'altra è Giorgia delle Fusine. Nel frattempo ancora Anna Chiara Campestrini, il tiro rete, l'aveva intuita la Bulgherova, non è riuscita però a stoppare la palla, deviazione in porta, 7-2, più 5 adesso per il mezzo corona
che dovrà essere bravo a mantenere questo vantaggio. Qui sfugge il pallone dalle mani, supera anche il centrocampo. Chiaramente nervoso il Malo, che non si aspettava un avvio del genere dopo la prova convincente con l'Erice. Una sconfitta casalinga per 24-21 contro una delle forze di questo campionato. Nel frattempo il taglio in area di Ioana Bicevac, ma si deve ripartire. Mezzoluna che era andato già in contropiede, però la rimessa in gioco è stata effettuata in modo sbagliato, quindi richiamo dell'arbitro. Gira ancora la palla il mezzo corona, che adesso può attaccare con più serenità, più lucidità. Martina Pavlovic esce, parte lo schema del mezzo con Aurora Gislimberti che cerca Roberto Italiano. L'angolo non è granché, Eleonora Italiano però trova la rete dell'8-2. 10:49 sul tabellone elettronico. Coach Sabino richiama le sue, vuol parlare. Una partenza assolutamente devastante, quella delle ragazze di Mezzocorona, assolutamente da incubo per il Malo. Coach Sabino che parla con le sue, gli chiede di essere più tranquilla in fase offensiva, di cercare anche l'uno contro uno, perché finora la penetrazione non è stata una delle armi che ha saputo sfruttare il Malo. Si lamenta anche un po' del carattere farfallone, sempre in fase offensiva, delle proprie ragazze. Si carica invece con grinta il mezzo corona, che è sostenuto ovviamente dal pubblico amico ed è galvanizzato per questo 8-2. Una partita che si prospettava in assoluto equilibrio e che invece ha preso una piega positiva per le padrone di casa. Attacca allora il Malo, che come per il Mezzocorona fa del settore giovanile la propria linfa. Sono ben 5 gli scudetti vinti dal settore giovanile del Malo. Nel frattempo terza rete per il Malo, terza rete ad opera della De Zen. Vera spina nel fianco per la difesa del Mezzocorona. Ha trovato l'ennesimo pertugio, da cui ha infilato per la seconda volta consecutiva sul primo palo Niki Razzica. Attenzione, qui viene chiamato un fallo. Si riparte da Gislimberti. Giro palla adesso consistente per il Mezzocorona. Allora Gislimberti, il tiro fuori. Riparte il Malo con maggiore velocità. Adesso il l'area la in passaggio con la pelata Zen, che cerca di liberarsi dalla difesa di Eleonora Italiano. Si riparte allora dalla parte opposta del campo. Il ottimo il passaggio di Anna Pozzer per il proprio pivot, che nel frattempo lamenta un colpo al volto. Si continua a giocare. Passaggio di Anna Pozzer per Marta Pozzer. Attacca ancora il Malo, sempre Giorgia dalle fusine. Si inserisce, fallo. Deve cercare di concludere adesso il Malo. Adesso è Anna Pozzer che è in posizione di regista. Trova la rete Giorgia dalle fusine e nel frattempo viene data una sospensione per Emma Girlanda. Mezzocorona che attaccherà con un uomo in meno.
frattempo rosicchia nel giro di due minuti due reti il Malo. Siamo passati dall'8-2 all'8-4, ha sortito buoni effetti il timeout chiamato da coach Rodrigo Sabino. Dai 9 metri Martina Pavlovic, difesa a uomo della Bice Pazzuolo. Ora Gislimberti che non riesce ad arpionare il pallone, poi il recupero di Eleonora Italiano e la rete. Tiro dai 7 metri. Ha subito un fallo Eleonora Italiano. Quindi una chiara Campestini che cerca la terza rete e la trova. 9-4, smuove il risultato il mezzo corona che non andava a segno da ben 3 giri di lancette. 9-4. Cioè, dalle fusine per De Zen con il piede a dir di no Niki Razzica. Ottimo l'impatto del portiere greco sul match. Attenzione a questo duello. Sembra aver esorcizzato il potere dall'ala di Vanessa De Zen. Signora bestia nera per Niki Razzica. Mezzo corona che adesso insegue il più 5. Lo fa con un uomo in meno, paradossalmente. Parziale di 1-0. Per il mezzo corona che attacca con un uomo in meno. Cioè, Mattia Pavlovic si gira, era stata arpionata però da Marta Pozzella e qui la rete sempre di Martina Pavlovic. 10-4 al quindicesimo, siamo giunti al giro di boa della prima frazione di gioco. Mezzo corona che ristabilisce il vantaggio massimo di più 6. Non la pensa però così la Bicevac, che trova la rete del 10-5. Si gira, incredibile questa rete di Jessica Lona, che va a trovare l'11-5, scusa, di Martina Betta. Gran rete per lei. Si è districata perfettamente dalle insidie del fortino maladense. Attacca ancora il Malo. Sempre Anna Pozzer, molto propositiva. Cerca il pivot e la rete è dell'altra Pozzer con il numero 22 a segno, Marta Pozzer, vice capitana del team vicentino. Attacca ancora il mezzo corona, c'è una 5 più 1 adottata dal Malo. Attenzione imperterrita, avanza Emma Girlanda che è ritornata in campo dopo la sospensione. Adesso difesa più aggressiva per il Malo che deve recuperare uno svantaggio di 5 reti. Palla recuperata, voleva partire subito seconda fase, cerca invece di amministrare adesso Giorgia dalle fusine. Ritorna in posizione di centrale invece Anna Pozzer, che chiama lo schema. Maria Lain trova il fallo, stava fermata in maniera irregolare da Nagera Campestrini. Riparte subito a sorpresa Anna Pozzer, aveva cercato la conclusione, aveva sì preso alla sprovvista la difesa del mezzocorona, ma il tiro non è stato dei migliori, la palla è uscita sul fondo. Si riparte quindi dall'11-6. Attenzione, Aurora Gislimberti tutta sola a tu per tu con la Bulgarova, non sbaglia. 12-6 per mezzo corona. Siamo al 18° minuto di gioco.
intanto cambio in attacco per il Malo. Esce Anna Pozzer con il numero 21, fa l'ingresso in campo Nina Buna, italiana classe 2000, gioca sia pivot che terzino sinistro, è cresciuta nell'Ariosto Ferrara quest'anno nelle fila delle guerriere Malo. Attenzione ancora dalle fusine, serve proprio Nina Buna che si alza in elevazione e trova la rete del 12-7. Prima azione, prima rete per Nina Buna. Difende sempre alta Juana Bicevaz, in suo supporto anche dalle fusine, e poi Campestrini sotto l'incrocio dei pali, è 13-7. Giubilo qui al Palafornai, i tifosi rotaliani esultano per le prodezze delle proprie ragazze. Nel frattempo attacca ancora il Malo, si inserisce in posizione di doppio pivot proprio Nina Buna, abbiamo anticipato, una giocatrice poliedrica, ricopre sia il ruolo di pivot che quello di terzino sinistro. E il mezzo corona per la prima volta nel corso del match può raggiungere anche il più 7. Vedremo come si concluderà questo attacco. Viene fermata in maniera regolare Martina Pavlovic, che sta tirata giù da Giorgia dalle fusine. Si riprende, è sempre Emma Girlanda il cervello di questa squadra. Gislin Berti, serve un cioccolatino per Martina Pavlovic che lo coglie al volo, lo scarta così come ha fatto della difesa maladense ed insacca alle spalle della Bulgherova. 14-7, massimo vantaggio sinora nel corso del match per il mezzo corona. Si gira Marta Pozzero, un pallonetto splendido, fantastica questa conclusione del pivot veneto a beffare Niki Razzica, 14-8. Cerca di contenere il risultato il Malo, ma il mezzo corona è una forza della natura. Girano perfettamente gli ingranaggi della creatura di Sonia Giovannini. Attenzione, Anna Chiara Campestrini si alza alla traversa a negarle la gioia del gol. Recupera però questo pallone. Adesso mezzo corona deve attaccare perché potrebbe alzarsi il braccio del passivo. Attenzione qui. Eleonora Italiano era all'interno dell'area. Riparte quindi con Faccin che serve Nina Buna. Era tu per tu con la Razzica. Trova la rete. 14-9. Parziale di 2-0 nel corso di un minuto per il Malo. Che resta così in partita. E trova l'incoraggiamento della propria panchina. Adesso la difesa impermeabile dovrebbe garantire maggiori soluzioni poi per cercare di rosicchiare lo svantaggio. Qui non trova la rete Anna Chiara Campesini, poi Vanessa De Zen si getta per recuperare questa palla deviata da Bulgherova. Attenzione qui dalle fusine, viene fermata ora Gislin Berti che era andata sul pallone, ma il braccio dalle fusine era rimasto praticamente incastrato. Si riparte allora proprio dall'attacco maladense. Nina Buna, ottimo l'impatto per il terzino del Malo. Qui si gira bene Marta Pozzer e trova un tiro dai 7 metri. Marta Pozzer che sta facendo il buon tempo per la propria squadra, veramente difficile da contenere.
così come il tiro di Giorgia dalle Fusine. 14-10, parziale di 3-0 adesso ad opera del Malo, che si rifà sotto. Mezzo corona si è troppo adagiato e sta subendo la rimonta delle ospiti. Cioè, Gislimberti si gira bene la Pavlovic, il passaggio è per Giada Veronès. Si riparte dall'attacco, nel frattempo è entrata anche Luisa Dalla Valle, vice capitano del club rotaliano. Attenzione, rete questa volta ad opera di Martina Betta, che punisce questa volta la Bulgherova dall'ala sinistra. Botta e risposta ancora una volta, è dai 6 metri che soffre il mezzo corona. 15-11 adesso il risultato, il vantaggio è ancora consistente, ma nella palla a mano 4 reti non sono nulla. Si prospetta una ripresa scoppiettante, nel frattempo attacca il mezzo, viene chiusa Luisa Dalla Valle. Emma Girlanda che si è spostata nella posizione di terzino sinistra. Emma Girlanda fuori. Attenzione, qui il recupero non si prospetta un'azione positiva, ed infatti è Ioana Bisevac che non ha pietà e a tu per tu con il portiere trova il 15-12. In un momento positivissimo il Malo, che pian piano ha rosicchiato, 4 reti di svantaggio. Attenzione ancora alla Martina Betta, questa volta il pallonetto esce fuori e Malo ha l'opportunità di andare sul meno 2. Attenzione ancora Bicevaz che ci ripensa, sta andando a concludere, ha esitato un po' troppo, ha commesso un fallo in attacco. Preoccupatissima Sonia Giovannini mentre posava il cartello del time out sul tavolo dei cronometristi. Si è passati in effetti dal 13-7, anzi dal 14-7 al 15-12. Parziale di 5-1 per il Malo. Nel giro di 6 minuti ha messo le carte in chiaro. Non è venuto qui a mezzo corona per la passerella, bensì per cercare i primi 2 punti della stagione. Intento ovviamente condiviso dalle ragazze trentine, che cercano invece i primi punti in assoluto nella classifica perpetua della Serie A. Si riparte allora. Gislimberti per Dalla Valle, Girlanda. Ancora Dalla Valle, lo scambio sempre con Aurora Gislimberti. Qui attenzione alla difesa, che Ioana Bicevaz era riuscita a recuperare il pallone in maniera fallosa, però secondo l'opinione dei direttori di gara. Attenzione vista Dalla Valle, quella Dalla Valle, Girlanda che serve Martina Betta che non riceve bene il pallone. Ennesima palla persa del mezzo corona. Malo che adesso ci crede. Faccin, Pozzer, Buna, Faccin, Giovanna Pozzè per Nina Buna, e il palo a salvare il mezzo corona.
dare una speranza ai padroni di casa che stanno subendo l'inerzia del recupero da parte delle venete. Devono cercare di invertire il trend. Ci va Aurora Gislimberti che lotta come una leonessa e trova un tiro dai 7 metri preziosissimo, così come la sospensione per il numero 37 ospite, per Arianna Moretto, che si accomoda in panchina, e il Malo che attaccherà con un uomo in meno sino a circa 33 secondi dalla fine del primo tempo. Va alla battuta Anna Chiara Campestrini, che batte Giulia Zambon, che si era avvicendata tra i pali. E esulta il Palafornai, 16-12. Nel frattempo la Bulgherova riprende il suo posto tra i pali. Curiosa la scelta da parte di entrambe le squadre, che hanno subito una sospensione a testa, di non adottare la soluzione dell'extra player, tanto applicata invece nel campo maschile. Attenzione adesso in seconda fase, subito il mezzo che attacca e trova la rete con Luisa Dalla Valle, classe 2001, ha iniziato nella Garibaldina, una famiglia di sportivi, la mamma ex quattrocentista, il papà invece ex calciatore, ha recuperato da infortunio al crociato subito nel 2018, una studentessa di scienze motorie all'Università degli Studi di Verona. Nel frattempo difende Martina Betta, dura sulla bicevazza, attacca ancora il Malo, occhio alla rete di Giorgia Dalle Fusine, 17-13. Manca esattamente un minuto alla fine del primo tempo, Mezzurona ha l'occasione per andare sul più 5, vedremo. E c'è Anna Chiara Campestrini, ancora di salvezza del mezzo corona, 18-13. Il Malo adesso ha praticamente in mano l'ultimo possesso di questa prima frazione di gioco, sta rientrando in campo anche Arianna Moretto, invece no, perché il suo posto è preso da Marta Pozzer, perdonatemi. Malo che aveva insidiato sino al meno 2 il mezzo corona, che adesso si trova ad attaccare per la palla del possibile meno 4, che si scaglia sul fondo. Mezzo corona a 5 secondi per cercare il più 6. Troppo lenta però la ripresa del gioco da parte di Niki Razia, che poi cerca un porta a porta. Si conclude così il primo tempo col 18-13, un sussurro finale del mezzo corona che ristabilisce il più 5. Adesso 10 minuti di stop e poi la seconda frazione di un match che promette tanto spettacolo. Rimanete incollati agli schermi, vi aspettiamo qui tra 10 minuti su Eleven Sports.
E adesso non si scherza più, 30 minuti nevralgici mancano all'assegnazione dei due punti di questa gara della Serie A. Beretta valida per la seconda giornata, si affrontano Mezzo Corona e Guerriere Malo. Piccola curiosità, nel frattempo a Malo si gioca il match al maschile tra l'Handball Malo e la Pallamano Mezzo Corona. A prevalere però sono proprio i padroni di casa. Attacca il Mezzo Corona, c'è stato un cambio nel frattempo, è entrata Violetta Vegni nella posizione di pivot. Nel frattempo fallisce l'attacco il Mezzo Corona, qui Juana Bicevaz, scontro con la Chiara Campestini che rimane a terra, si ferma il gioco per consentire i soccorsi proprio alla giocatrice di casa. Un violento impatto nel tentativo proprio di anticipare il contropiede. Vediamo Anna Chiara Campestini che si rialza e viene sanzionata con 2 minuti di sospensione. Ha impedito che l'avversario andasse in porta. Mezzo Corona che adesso difende con un uomo in meno. Nel frattempo uno sguardo ai risultati dagli altri campi. Al momento sono maturati 2 pareggi pirotecnici. 21-21 tra Erice e Padova. E il match clou tra Pontigna e Salerno, che sono 2 candidate alla vittoria finale. Terminato sul 31-31 al Palabianchi. Attacca adesso il Mezzo Corona che ha subito la 14esima rete da parte del Malo. Attenzione adesso dall'ala Martina Betta. Incassa però il diniego di Yvonne Diulgherova. In difficoltà il Mezzo Corona che ha subito un lieve calo, c'era stata una piccola flessione anche nel finale di primo tempo, dal più 7 si era passati al più 2, poi in 2 minuti il più 5 che ha consentito alle ragazze rotaliane di andare sull'intervallo con maggiore relax. Attenzione adesso, attacca ancora il Malo. Qui Niki Razzica sarà fondamentale. Squadre che si osservano, nel frattempo cerca il pertugio Luisa Dalla Valle. Luisa Dalla Valle che serve Martina Betta, questa volta è il palo ad opporsi, riparte proprio il Malo. Attenzione, fallo di Emma Girlanda che riesce a contenere Ilaria Lain, spostata nella posizione di ala destra. Pozzea, ancora Anna Pozzea. Attenzione Barresi, gimme 5 di Niki Razzica, e ancora Niki Razzica, doppio intervento per il portiere greco. Rimane a terra però Ilaria Lain. Gioco fermo, rimane a terra ancora Ilaria Lain, subito un contatto,
ed esce zoppicante, una defezione importante per il Malo. Ilaria Lain era stata una delle principali protagoniste proprio della squadra ospite. Si alza Vanessa De Zen, andrà a sostituirla. Esce tra gli applausi del pubblico Ilaria Lain. Ci auguriamo che non sia nulla di grave. Ricorre adesso al ghiaccio Ilaria Lain. Attacca ancora mezzo corona girlanda per Gislin Berti. Sale anche Giada Veronese. Attenzione! Gislin Berti che ha cercato comunque la conclusione ma ha subito un fallo che Teica l'aveva fiscato prima che la Gislin Berti tirasse. Ancora scala all'ala Giada Veronese, trova però la Diulgherova sul suo cammino. Squadre ferme sul 18-14, praticamente dopo la rete del Malo, tanti errori in attacco e mezzo corona che trascorsi 4 minuti e mezzo all'inizio della ripresa non ha ancora trovato la rete. E ancora possesso del Malo e parata di Niki Razzica. Anche fortunata, l'aveva bloccata col piede, la palla però è rimbalzata sulla mano. Qui dalle Fusine cerca di opporsi Giada Veronese, predica calma Luisa Dalla Valle. Un moto troppo veloce, quello del mezzo corona, che deve comunque amministrare un vantaggio di 4 reti. Attenzione, si gira, viene trattenuta. Però il pivot e il mezzo corona, 2 minuti di sospensione a Giorgia dalle Fusine per la tirata di maglia ai danni di Violetta Vegni. Ancora il mezzo corona, Gislin Berti, serve Giada Veronese che al terzo tentativo trova la rete, la palla che colpisce il sostegno interno della porta. È rimasta perplessa Yvonne Diulgherova che chiede un accertamento ai compagni. La palla ha colpito proprio il montante della porta ed è così che Giada Veronese realizza il 19-14. Una botta quella dell'ala destra rotaliana che dà respiro alle proprie compagne. Dopo 6 minuti il mezzo corona trova il gol e qui ancora Niki Razzica che sale in cattedra, ha chiuso la porta. E poi il palo a negare ancora una volta la gioia del gol a Luisa Dalla Valle. Squadre adesso molto caute, in effetti lo score con cui si è concluso il primo tempo ha registrato praticamente poca efficienza da parte delle difese, uno score molto alto, ben 31 le reti realizzate nel totale, 18 quelle subite dal Malo che adesso ha stretto le maglie. Attenzione qui, Anna Pozzer si inserisce e trova il 19-15. Attacca con impeto Luisa Dalla Valle che non trova la propria compagna. Nel frattempo guardate che recupero di Aurora Gislin Berti. Non riesce però ad anticipare Giovanna Bicevaz che insacca le spalle di Razzica. 19-16 e il Malo è di nuovo lì a meno 3. Entrata nel frattempo nella posizione di centrale Jessica Lona con il numero 6. Attacca ancora Jessica Lona,
Aurora Gislimberti, parata della Dulgherova, ma tiro dai 7 metri. Aurora Gislimberti, nazionale under 17, ha iniziato a giocare a pallamano all'età di 8 anni. Ha raggiunto due terzi posti con la rappresentativa under 14. Nel frattempo rete di Martina Betta. Aurora Gislimberti, che come la maggior parte dei propri compagni di squadra nel 2019 si è laureata campionessa d'Italia under 15 e pochi mesi fa ha partecipato agli europei under 17 con la maglia della nazionale azzurra. Attenzione, sempre Giorgia dalle Fusine. Giorgia dalle Fusine nel primo tempo ha tenuto a galla le sue. Attenzione qui il passaggio, il taglio però di Nina Buna era all'interno dell'area dei 6 metri. Nulla di fatto per il malo, ma anche per il mezz'ora, perché il passaggio a palombella di Jessica Lona non viene visto da Emma Girlanda, che poi si perde l'avversario. Rete di Ioana Bicevaz, 20-17 per il mezz'ora. Qui grossa ingenuità da parte di entrambe le squadre. È il malo che però ci mette una pezza con Ioana Bicevaz. 20-17, sono trascorsi 9 giri di lancette dall'inizio del secondo tempo. Time out chiamato da Sonia Giovannini. Che vuol parlare con le sue. In effetti l'avvio della ripresa non è stato dei migliori. C'è troppa inerzia, troppa staticità. E in attacco anche troppa imprecisione. Si carica in mezzo corona anche con il supporto dei propri tifosi, che nel frattempo hanno riempito gli spalti del Palafornai, ovviamente nel rispetto dei limiti di capienza. Riparte adesso il mezzo corona. Discutono Gislimberti e Veronese. C'è Emma Girlando che deve farsi perdonare l'errore commesso nell'azione precedente. Attenzione la Girlanda, ancora il giro palla. Nel frattempo è uscita Jessica Lona per lasciare spazio ad Anna Chiara Campestrini. Gislimberti cerca Vegni, c'è stato però uno sfondamento e occhio al malo che adesso 4-4 si appresta ad andare in attacco per l'azione del possibile meno 2 dalle Fusine. Serve Vanessa De Zen, non c'è più il trend del primo tempo. Vanessa De Zen non incute più timore a Niki Razzica, che poi alza il pugno in segno di esultanza. Ha preso bene le misure all'avversaria, che più volte aveva scelto il primo palo. E adesso rientra anche Eleonora Italiano, che va nella posizione di ala destra. Attenzione, si alza una gara Campestrini, il suo tiro però viene smorzato dall'intervento della difesa, in particolare da quello di Marta Pozzer, che era andata a prenderla. Attenzione ancora a Campestrini e poi Girlanda al lato. Occhio al malo che adesso in contropiede con Vanessa De Zen trova il 20-18. Esultano i tifosi ospiti accorsi qui a mezzo corona. La loro squadra adesso è sul meno 2. Un divario che prima non si è rivelato però molto fortunato, perché il malo si era riportato sul meno 2, ma nel giro di 2 minuti si era ritrovato sul meno 5. Allora Gislimberti aumenta di un passo adesso, 21-18. Nel frattempo cambio
esce Vanessa De Zen, subentra al suo posto invece Francesca Faccini. Nina Buna dalle Fusina, attenzione la line che nel frattempo è ritornata in campo. E troppo alto qui il tentativo della Faccin, aveva un'ampia porzione di porta, poco invece fortunata la sua scelta, la palla termina alta al lato. Attenzione, si lamenta verso la razzica, i compagni hanno chiuso poco in occasione dell'attacco precedente. Panna che era Campisina, nel frattempo rientra Gislin Berti. Emma Girlanda chiama lo schema, si sposta Violetta Vegni tra il primo e il secondo difensore a destra, nel frattempo poi il taglio Emma Girlanda, si ferma però Anagara Campesiga, adesso cerca la conclusione, fortunata, ma la fortuna aiuta gli audaci, 22-18 per il mezzo corona che ristabilisce il più 4. È un match altalenante ma che sta regalando tante emozioni, e il Malo che non vuole mollare ma che appena arriva lì non riesce a trovare quel quid per ricucire definitivamente lo strappo, e mezzo corona non si lascia sfuggire l'occasione, qui deviazione e palla nelle mani di Grazica, che ripetiamo tra il 20° del primo tempo e la ripresa ha praticamente chiuso la porta. Tanti gli attacchi del Malo, solamente 6 le reti, la percentuale adesso difensiva per quanto riguarda le parate di Chirazzica pari al 65%, percentuale che si abbassa con questa rete della Faccin. 22-19. A pesare però più della rete del meno 3 è sicuramente la sospensione ai danni di Aurora Gislimberti. Due minuti che vedremo se saranno un patibolo per il mezzo corona o che, come in occasione dell'inferiorità numerica nel primo tempo, costituiranno invece un punto di forza. Ricordiamo c'è stato un parziale di 2-1 in favore proprio delle ragazze care al padron Bazzanella, infatti rete di Eleonora Italiano che dall'ala destra trova il 23-19. Attacca adesso il Malo, giro di boa anche per quanto riguarda la ripresa, attenzione, ottimo qui l'anticipo d'opera di Martina Betta, poi il passaggio all'indietro per la compagna Emma Girlanda, si infuria però coach Giovannini, lì sicuramente poteva far meglio Martina Betta, si prospettava una terza fase, invece è mezzo corona con prudenza, riorganizza la manovra, attenzione qui il tentativo di Luisa Dalla Valle, cioè di Anna Chiara Campestrini, e attenzione fischio del commissario di gara, ricordiamo il signor Vincenzo Chiarello che va a richiamare l'arbitro affinché ammonisca il coach ospite Rodrigo Sabino. Evidentemente troppo pesanti le sue proteste. Qui nel frattempo la Faccin difende alto su Emma Girlanda, va a mettere in difficoltà numero 44 del mezzogiorno, qui viene atterrata Violetta Vegni, c'era stata la parata di Von Dulgerova che chiede adesso di stoppare il tempo, tempo invece che scorre, tiro dai 7 metri,
si incarica della battuta ancora una volta Martina Betta, che ricordiamo ha trovato il primo gol del match. Martina Betta che ne approfitta per realizzare il 24-19. Siamo ormai nel 17esimo minuto di gioco per quanto riguarda il secondo tempo di questo match tra mezzo Corona e Malo. Mezzo Corona che pian piano sta prendendo il là, vedremo se Malo saprà reagire, ma vedremo soprattutto il carattere delle ragazze di casa che dovranno cercare di gestire questo tesoretto sinora accumulato. Sicuramente gioca a loro favore la palla persa in attacco dal Malo. Attenzione, adesso attacca il mezzo Corona per la palla del più 6. Sinora il massimo vantaggio raggiunto è stato quello del 14-7 al 21esimo del primo tempo. Ancora il mezzo Corona con Girlanda, Gislimberti, lo scambio tra le due. Poi viene seguita Martina Betta subito per Campestrini, ancora Gislimberti, Campestrini che amava la palla a Violetta Vegni che si era nel frattempo liberata. Però Campestrini conclude fuori e nel frattempo un recupero fantastico di Martina Betta che va a salvare le proprie compagne dal contropiede del Malo e toglie le castagne dal fuoco. Mancano 12 minuti, vedremo chi la spunterà tra mezzo Corona e Malo. Attenzione qui Roberta e Eleonora Italiano riesce a recuperare questa palla da Gislimberti che in realtà viene spinta un po' al lato. Attenzione a Diulgherova, non calibra bene il passaggio a Jovana Bicevaz. All'inizio si pensava stesse cercando un porta a porta, invece ha cercato un assist alla compagna. Martina Betta, mentre avvisa dalla Valle, nel frattempo Martina Betta ancora dalla Valle per Gislimberti. Gislimberti, passi e doppia di Aurora Gislimberti. Attenzione, qui scivola la scivola, perdonatemi, Jovana Bicevaz. Si alternano nel frattempo le file del Malo. Anna Pozzer, sempre da Anna Pozzer, attenzione l'area Lain, subisce un fallo, si lamenta per una presa al collo. Attenzione ancora alle mani di Laria Lain, invece no, il passaggio per Anna Pozzer alle Fusine, cerca la buna alla destra, poi dalle Fusine che commette anche invasione, aveva cercato il tiro, si era opposta come al solito Niki Razzica, che mostra i muscoli. Assolutamente galvanizzata dalla perfetta prestazione sfoggiata nel secondo tempo. Attenzione, vedremo adesso se il mezzo Corona saprà anche in attacco concretizzare i salvataggi di Niki Razzica. Eleonora Italiano, capitano della squadra rotaliana. Attenzione, ancora Emma Girlanda, trova la rete, 25-19. Siamo ormai entrati nel 51esimo minuto di gioco. Mancano
poco meno di 600 secondi al triplice fischio. C'è tanta tensione nell'aria, il mezzo corona che cerca questo successo, ricordiamo, storico, sarebbe il primo in assoluto per quanto riguarda il mezzo corona, che si affaccia per la prima volta da quando è stato fondato nella Serie A femminile. Tante invece le partecipazioni per quanto riguarda il settore maschile. Timeout, ovviamente vuol parlarci su coach Sabino. Ci sono ancora 9 minuti e 15 secondi per cercare di portare a casa almeno un punto. Sono però tante le 6 reti di distanza, quindi il Malo dovrà essere bravo a sfruttare ogni azione, ma soprattutto a chiudere ogni spazio al mezzo corona. Nel frattempo rientra anche in attacco Melanie Young e ha trovato maggiore spazio in difesa come primo a destra Pozzer per dalle fusine. Ancora Anna Pozzer, sempre dalle fusine. Poi Barresi, qui il passaggio per Ilaria Lain. Ancora Anna Pozzer, si gira Marta Pozzer, lamenta un tocco. Poi riparte in mezzo corona, Malo è scoperto, non riesce a approfittare dello spazio che si è creato Anna Chiara Campestrini. Vediamo Marta Pozzer, stava ancora rientrando in difesa. Marta Pozzer che è ancora incredula per la scelta dei direttori di gara di non sanzionare con il fallo il tocco che ha subito al capo. Si alza però l'urlo dei tifosi di casa che incoraggiano le proprie. Attenzione Violetta Veni con la mano, Giulia Zambon subentrata Ivon Diulgherova. Pesa però tantissimo questa sospensione per il capitano Giorgia dalle fusine. Attenzione Martina Betta dai 7 metri. Ancora una rete. Signora infallibile il mezzo corona dai 7 metri. 26-19. Trova il massimo vantaggio, anzi lo ritrova esattamente allo stesso minuto in cui l'aveva trovato nel primo tempo, il mezzo corona. 26-19. L'opera di Martina Betta. Occhio ad Anna Pozzer e qui fuori e non di poco Micaela Barresi non trova assolutamente lo specchio della porta. Viene però sostenuta, così come il resto delle compagne, della panchina malatense che ci crede ancora. Una gara campesina, serve Eleonora Italiano, palo, poi Eleonora Italiano cerca un tapin vincente ma recupera il pallone nell'area dei 6 metri e quindi nulla di fatto. Attenzione adesso, fase convulsa della partita, entrambe le squadre capiscono l'importanza del momento, lo capisce maggiormente il mezzo corona che trova con Luisa Dalla Valle la rete del 27-19, più 8 al 54esimo. Adesso in giubilo, anzi in delirio, il Palafornai che assapora concretamente i due punti. Non è dello stesso avviso però la Barresi. 27-20, lotta ancora strenuamente il Malo, c'è tanto da fare però, dovranno bastare 6 giri di lancette alle venete. Luisa Dalla Valle, il passaggio è per Melanie Young, poi riparte il Malo con Giorgia Le Fusine che è rientrata e parete. Rete
ancora una volta ad opera della Barresi. 27-21. Attenzione adesso, 5 più 1 per il Malo che si gioca a tutte le carte. La Bisevaz centra avanti, recupera questo pallone, c'era stato però un fallo. Era sfuggita la palla dalle mani di Luisa Dalla Valle. Attenzione adesso, la difesa è proprio a uomo, dove sta del Malo. La gara Campestini perde palla, la recupera però Eleonora Italiano, davvero capitano in assist. Ancora Eleonora Italiano e poi parata fantastica di Giulia Zambon. Le era sfuggito il pallone, lo ha recuperato stoicamente. Adesso parte la Barresi, troppo tenue l'intervento prima di Italiano e poi di Campestrini. 27-22, non ha mollato il Malo, parziale di 3-0 in soli 2 minuti. Adesso deve fare attenzione il mezzo corona che si era un po' troppo adagiato sugli allori. Ci sono ancora 5 minuti, sono anche 5 le reti da recuperare per il Malo. Sinora il parziale del secondo tempo è in assoluta parità, 9 reti da ciascuna parte. Erano state 18 per il mezzo corona, 13 per il Malo nel primo tempo. Addirittura in campo entrambi i coach. C'è apprensione da entrambe le parti. C'è speranza negli occhi delle giocatrici del Malo. C'è voglia di confermare quanto sinora costruito. Invece nelle teste delle atlete in bianco-blu. Mezzo corona che adesso è in fase offensiva. Manovra disturbata però sempre da Johanna Bisevaz in posizione di centravanti in questa 5-1 che poi, come abbiamo visto, diventa più aggressiva. Attenzione Aurora Gislimberti, attacca però troppo frettolosamente il mezzo corona che dovrebbe gestire in modo migliore questo pallone. Si era liberata Martina Betta che adesso vaga un po' per il settore sinistro del campo. Qui Emma Girlanda un po' da giocoliere e poi fantastico il recupero di Martina Betta che concede il bis dopo quello di qualche minuto fa. La palla però ancora nelle mani del Malo, la in il passaggio Giorgia dalle Fusine, contromano dalla destra, è il capitano che non molla. Mancano 4 minuti, sono anche 4 reti che separano però le due squadre. Mezzo corona in totale confusione, ha subito praticamente un parziale di 4-0. Qui anche sfondamento, si casa il Malo. Attenzione a Gisilberti, viene tirata, si lamenta, era stata in effetti trattenuta dalla Barresi. Adesso mezz'ora difende addirittura con una giocatrice in meno. Chiede maggior testa Rodrigo Sabino, che ha capito la delicatezza di questo momento.